Buongiorno a tutti, vi parlerò del volume di Paperino il Paladino, volume dedicato alla saga di Carlo Kendi Luciano Bottaro, incominciata nel 1960 e terminata nel 1996. Il volume, notiamo la copertina con questa finitura, con questa cornice dorata e il titolo dorato, e la copertina disegnata, l'immagine disegnata da Marco Gervasio, nonché sullo sfondo alcune vignette della prima storia di Paperino il Paladino. Il volume contiene alcuni importanti redazionali, soprattutto il primo, che è un'introduzione scritta dallo stesso Carlo Kendi poco prima che ci lasciasse quest'estate. E in questa prefazione Carlo Kendi, che ha scritto la sceneggiatura della prima delle storie, le altre le ha scritte Bottaro e l'ultima in collaborazione con Alberto Autelitano. Ecco, in questa prefazione Kendi ci racconta anche dello stratagemma scelto in questa prima storia per i dialoghi, di utilizzare una lingua italiana simil medievale inventata da lui, lingua che poi verrà ripresa da Mario Monicelli nel film dell'Armata Bianca Leone. Il volume contiene le quattro storie della saga, non alternate da alcuni redazionali di Luca Boschi, Alberto Beccattini e poi ancora Luca Boschi. Infine, una postfazione di Annabella Bottaro, la figlia di Luciano Bottaro, che racconta alcuni aneddoti di suo padre e della sua vita da disegnatore in casa. Passiamo alle storie, anzi qui c'è ancora un'introduzione di Luca Boschi in cui si presentano alcune storie a sfondo medievale scritte tra gli anni 30 e 40 negli Stati Uniti e si danno alcune informazioni sulla storia del Paladino. La prima storia del Paladino in realtà è ambientata a Portofino, Portus Delfini, e lo stratagemma per proiettarsi, diciamo, nella parodia, nell'ambientazione, è quello in cui i nipotini cominciano a fare scherzi a Paperino travestendosi da drago. Lui subisce molto questo scherzo, compare la strega nocciola che spiega il perché ed ecco che li proietta in questa situazione medievale Portus Delfini, in cui Paperino è un paladino. E qui non c'è ancora il re, ma è paladino di un duca, il duca Paperone, e ha lo scudiero Ciccio. Ecco qui, con varie peripezie, impacci, cadute, si vedono anche questi disegni, sebbene semplici, comunque molto espressivi, con prospettive particolari che utilizzava Bottaro al tempo. Qua siamo nel 1960, con Paperino, anche se dal punto di vista del combattimento qui riesce a sbaragliare in qualche modo un'intera armata, trova che poi il duca, cioè vuole una ricompensa al duca, ma lui spiega che questi erano i suoi armigeri alle grandi manovre e gli ha messo, diciamo, fuori il combattimento l'esercito, e quindi lo assume per fare umili lavori, insomma, per ripagarsi di questo disastro. Dopodiché lui nota la nipote, che però il duca spinge a soggiornare proprio al mare, diciamo, proprio al Portofino, Portus Delfini. Ecco che qui si incontra il cugino Gastolfo, che è un menestrello. Vengono riportate alcune citate, alcune canzoni del periodo, e Domenico Modugno, Libero Volare, nonché poi canzoni di Celentano, Toni Dallara, e intanto comunque le serenate non sono gradite a Paperino, che innamorato, insomma, di Paperina, e che però gradisce il menestrello. Dopodiché anche i mori sull'altra sponda
dall'Africa Mori o Saraceni, adesso non ricordo come li identifica qui, si precipitano e Paperino con alcuni stratagemmi, una spada a cavatappi, insomma, li ferma i mezzi da sbarco e addirittura taglia la nave con un pesce sega e infine arriva soltanto uno, riesce a passare di questi saraceni, ma sentendo cantare Gastolfo scappa e così Gastolfo si prende il merito di aver battuto questi saraceni. Paperino ovviamente non ci sta, ma nel frattempo il Duca Paperone, perché Paperino in realtà vorrebbe la mano di Paperina. Paperone dice: no, guarda che tu non hai fatto niente di buono. Così Paperino si rivolge a un avvocato che gli dice che guardiamo qua anche queste tavole dove Paperino va a cercarsi un drago da sconfiggere, che è l'altro metodo che potrebbe avere per ottenere la mano di Paperina. Tramite l'intervento della strega Nocciola, Paperino riesce a sconfiggere il drago. E qui vediamo. Ma il drago Paperone si arrabbia, anzi richiede a Paperino di lavorare lui e i suoi discendenti per molti secoli, in quanto nello sconfiggere il drago gli ha anche distrutto un pozzo di petrolio che gli era stato previsto che sarebbe stato redditizio in futuro. E tutto finisce con la strega Nocciola e Paperone che guarda caso torna con quel documento chiedendo a Paperino di lavorare per tutta la vita. E qui si conclude la prima delle storie. Vediamo velocemente anche le altre storie. Il Paperin Furioso, parodia dell'Orlando Furioso, scritta e disegnata integralmente da Luciano Bottaro 6 anni dopo, nel 1966. Ambientata questa volta in Francia e nella quale Paperino è un paladino del re Papero Magno e Ciccio, il suo scudiero. Lo stratagemma che li proietta nel passato è raccolta di mele da nonna Papera, arrivo di strega Nocciola che li proietta nella campagna francese nel periodo di Carlo Magno, quindi da fine del 700 all'inizio del 800, e qui si vede Paperino già diciamo in rivalità con Gastolfo, in quanto Gastolfo riesce a compiere molte imprese, Paperino nessuna o pochissime di importanza. E quindi Gastone riceve un premio, va in vacanza, mentre Paperino deve impegnarsi, ma la strega Nocciola gli fa un po' di dispetti, finché non sente raccontare da un papero piangente di una principessa di nome Angelica, rapita prigioniera nel maniero del mago Basilisco. E così, dopo varie peripezie, notiamo anche qua i disegni grotteschi con tutti questi mostriciattoli, funghi velenosi di Bottaro. Paperino riesce, ecco qui anche qui ha una spada cantante e quindi vengono citate altre canzoni, Non son degno di te di Gianni Morandi, La pappa col pomodoro di Rita Pavone, qui siamo nel 1966. Così Paperino però rimane imprigionato in una trappola, ma aiutato da un folletto riesce poi a sorprendere il mago e a far crollare addirittura il castello, facendogli esplodere la sua sferovisione, ma rimane tramortito. Qui Angelica è libera, incontra Ciccio, crede che sia stato lui a liberarla, arriva anche il padre di Ciccio, così si prende lui, non proprio volontariamente, ma poi ci sta, tutti i meriti, sposa la principessa, diventa anche lui principe e Paperino riceve la notizia e diventa completamente furioso perché ovviamente lui voleva, aveva liberato la principessa, voleva sposarla
insomma, la sua mano. E così da qui parte, diventa folle e aggredisce chiunque si prenda gioco di lui. Nel frattempo arrivano anche i saraceni che attaccano, si preparano ad attaccare il castello del re Papero Magno. E a questo punto cioè Paperone cerca di chiamare Gastolfo, che però è in vacanza, insomma, lo lascia stare, perché dice: vabbè, non facciamogli sprecare i soldi che ha già pagato, si è già pagato il soggiorno. Così manda Archimede a recuperare Paperino, riesce a trovarlo poco oltre il campo dei Mori, lo riporta indietro, i Mori saraceni qui sono intercambiabili tra le due storie, finché questi notano Paperino furioso, lo prendono in giro perché sono venuti a sapere la sua storia di cosa è successo con Angelica, e lui inferocito riesce a sconfiggerli da solo lanciandogli catapulte, incendia il campo. Ma ecco che nel frattempo arriverà Gastolfo, che si prende il merito non avendo fatto nulla, e quindi Paperino, ancora più furioso, sbatte fuori tutti dal castello, e così Paperone cerca un modo insieme ad Archimede per ritornare al castello. Convengono che il senno di Paperino sia andato a finire sulla luna, come la storia dell'Orlando Furioso. Archimede gli costruisce un ippogrifo razzo, partono per la luna a recuperare il senno, ma anche qui Nocciola ci mette lo zampino, facendo sì che loro Paperino torni alla sua realtà. E questo è tutto per la seconda delle storie. Vi è poi la terza storia, che è quella del tesoro di Papero Magno, questa ambientata nella Paperopoli medioevale, in cui anche qui Paperino è un cavaliere, comunque diciamo che non riesce a combinarne una buona, anche il cavallo lo deride, Ciccio sempre il suo scudiero, Gastolfo sempre tronfio si vanta delle proprie imprese, anche qui ci sono i bassotti mori saraceni che attaccano il castello di Papero Magno e catturano Gastolfo. Paperino e Ciccio si fingono, diciamo, lebbrosi. Questo spiega anche all'inizio, qui non viene citato letteralmente, ma dicono di avere un certificato sanitario per far scappare i Mori. Paperone viene imprigionato, non vuole saperne nulla di andar via perché è imprigionato nel proprio castello, ma ha un passaggio per raggiungere la camera dei propri dollari in cui si fa il bagno, e non vuole neanche avere più le responsabilità di re, quindi lui è contento così. Ma Paperino insieme a Ciccio riescono a liberarlo e a costringerlo con la forza a seguirli. Intanto i saraceni, i Mori, trovano il tesoro, fuggono con una nave, Paperino vi si imbarca e trova questo tesoro, ma fa naufragio, e poi si prosegue, diciamo, Paperino riesce a sfuggire. Intanto Archimede prepara una pozione, insomma, un vapore che riesce a provocare nostalgia in questi Mori, farli ritornare indietro. Vediamo in Africa, insomma, in varie parti di loro, che erano in diversi posti, qualcuno al castello, qualcuno sull'isola. Ed ecco, qui si vede il laboratorio con questi disegni di Bottaro, i mostriciattoli vari, e poi in qualche modo riescono a liberare di nuovo Paperone, che fa finta, torna comunque dai Mori, che però si erano accorti, lui non sapeva, e gli aveva trafugato il tesoro. Così partono alla ricerca. Intanto questi, gasati dalla strega Nocciola, tornano indietro per nostalgia.
infine abbiamo che Paperone ritrova il suo tesoro, ma era Gastone, nel frattempo aveva trovato il nascondiglio, Gastolfo, e Paperone, Papero Magno, diciamo, dà merito a lui, come al solito, Paperino se ne va e insegue lo scudiero, insomma, cercando qualcuno a cui dare la colpa. E così finisce anche la terza storia. Veniamo all'ultima, il congedo del paladino con Paperino e Paperotta, l'ultima storia scritta nel 1996 con un'ambientazione germanico-celtica ancora un po' differente, dai colori e disegni veramente spettacolari come prospettive, come inquadrature, nonché la storia molto divertente sia per i disegni grotteschi. Qui Paperone è tormentato da una pretendente, qui Paperone che sarebbe Papero Magno, il solito Papero Magno, la pretendente che non è Brigitta ma Matilda, cerca di sfuggirle in tutti i modi. Per tenerla buona gli dice: ok, se tu mi prepari un arazzo di 70 metri con tutta la storia della mia vita, io ti sposo. Ma nel frattempo, ecco, lei contatta anche qui Archimede, che con un computer medievale l'aiuta a preparare, ad avere la storia della vita della dinastia del Papero Magno, per poter preparare poi questo arazzo. Lui rinviene un quadro in cui è raffigurata questa bella principessa Isotta, se ne innamora e così, chiedendo aiuto di Archimede, varie peripezie, si reca dal re e dai suoi fratelli per rapirla, perché è previsto che rapendola può avere la sua mano, può sposarla. Così però lui, essendo il re, non vuole andare lui di persona, può mandare Paperino che parte con Ciccio, cercano di recuperare passando da foreste. Guardate come sono disegnate e colorate queste foreste, qui siamo nel 1996. Sceneggiatura con molto brio, anche molte scenette divertenti, ecco, molti dialoghi da ridere, insomma, mentre tra varie peripezie Paperino, il paladino, riesce a portar via, almeno crede, insomma, in mezzo a vari mostriciattoli, crede di portar via Paperotta, fin qui la sta portando davvero, ma ci si intromette di nuovo Nocciola, che guardate qua, colori, prospettive di queste tavole. Ci si intromette di nuovo Nocciola, che prima ne combina tutti i colori al re e insomma ai parenti di Paperotta. Dopodiché però combina anche un bello scherzo a Paperino, qui trasforma in rospo la principessa, ma poi ne combina altre, insomma, la sostituisce, insomma, in qualche modo riesce a mettere scompiglio anche nei piani di Papero Magno, che si trova due mostri mangiasoldi che gli succhiano via tutto il denaro, e anche qui occorre andare a recuperare il denaro, così Paperino e Archimede corrono. Guardate qui questa foresta, questi colori e le linee di questi mostriciattoli, qui con un mezzo che ricorre spesso tra la mongolfiera o il dirigibile a pedali. E qui si vedono delle inquadrature che, come viene citato nella prefazione, ricordano i disegni del pittore olandese Escher, che hanno queste prospettive impossibili o quasi di scale che partono e arrivano da dove partono, salendo e scendendo senza soluzione, senza. Anche qui ci sono un'inquadratura dall'alto molto bella, con questo movimento, queste prospettive. E infine si riesce poi a recuperare la Paperotta trasformata in rospo, ma che però, boh, come colpo di fortuna, Gastone riesce a baciarla, perché il suo oroscopo gli aveva detto così. E tra Paperone e Paperino, che volevano, insomma,
pretendevano la mano di Paperotta, lei scappa con Gastone. A Paperone rimane Matilda, che è riuscita in effetti a completare l'arazzo e a chiedere la mano. Nell'arazzo già ci ha disegnato nella storia di Paperomagno anche il loro matrimonio. In conclusione, qui c'è la postfazione di Annabella Bottaro, che racconta diversi interessanti aneddoti su suo padre Luciano Bottaro e anche sulla storia, sul finale alternativo del tesoro di Paperomagno. E qui per questo volume è tutto. Un saluto, al prossimo.